Fabrizio Vottero Bernardina in realtà, ma Fabrizio Vottero per abbreviare, è un cittadino lanzese, orgoglioso di essere lanzese. Ho 47 anni, sono sposato e ho due figlie, sono un geometra e lavoro al servizio tecnico dell'ASL 84 dal 1997. Sono un lanzese allora, sia anagraficamente perché risiedo a Lanzo, che fisicamente perché non sono di passaggio ma sono stabilmente lanzese e anche affettivamente perché qui sono cresciuto. Ho iniziato i miei percorsi scolastici, ho coltivato le mie amicizie, le mie relazioni e sono cresciuto quindi nella mia città e con la mia città. Direi che quindi sono lanzese a tutti gli effetti e ne sono fiero ed orgoglioso. Sono membro di alcune associazioni di volontariato e non. E dal 2015 sono anche presidente del consiglio d'istituto del nostro istituto comprensivo in scadenza a fine anno. Cosa dire altro? Sono stato eletto nel 2016 come consigliere comunale e da aprile 2020 sono stato nominato assessore con deleghe a sport, commercio, agricoltura, attività lavorative, polizia municipale. Diciamo che questa esperienza mi è sicuramente servita e sicuramente oggi, a distanza di 5 anni, ringrazio chi nel 2016 ha avuto fiducia in me e quindi ha scelto me per questo incarico. Sono un appassionato di sport, di cui condivido i valori veri e in ultimo, in questo momento, sono candidato sindaco alla cittadinanza torinese. Così come 5 anni fa ho accolto l'invito ad entrare nella lista dell'attuale maggioranza, ora con piacere ho accolto l'invito di essere il candidato sindaco dell'amministrazione uscente, che ringrazio per la stima e la fiducia che hanno dimostrato fin dall'inizio in me. Sicuramente mi ha spinto la volontà di continuare a essere al servizio della comunità lanzese e la cosa a cui tengo a precisare non ho altre spinte esterne e non ho spinte di carattere personale legate ad ambizioni o opportunità particolari. È una candidatura in continuità sia come percorso personale perché dopo questi 5 anni di amministrazione è un'opportunità per crescere, per dare ancora il mio contributo alla città di Lanzo. È una candidatura in continuità perché la proposta mi è stata fatta dall'attuale maggioranza, ma il logo e il nome della lista cambiano perché il candidato sindaco è diverso, quindi sono io e ho ritenuto opportuno dare un segnale anche di cambiamento e di novità. Il nome della lista ha principalmente triplice significato. Allora, il primo è quello sì, amo Lanzo, a conferma dell'amore che io e la mia squadra abbiamo per la nostra città. Il secondo è il siamo Lanzo perché una città non può essere rappresentata solo da un sindaco o dall'amministrazione se non c'è un insieme, un coinvolgimento della popolazione, delle associazioni, delle attività e di tutti coloro che fanno parte della comunità. Terzo, siamo Lanzo perché siamo orgogliosi di essere Lanzo e siamo convinti che Lanzo abbia qualcosa in più delle altre città e degli altri paesi. Sicuramente importante intanto per la stima reciproca e per il lavoro fatto in questi anni. E poi, siccome nessuno nasce sindaco, io credo che certi percorsi vadano fatti in maniera graduale, avendo a fianco comunque delle persone di esperienza e valide.
Sicuramente il percorso che ho fatto in 5 anni mi ha aiutato, pur essendo nell'ambito dell'amministrazione pubblica per ragioni lavorative non da 24 anni, a capire ancora meglio determinate problematiche e possibili soluzioni. È stato un percorso che mi ha gratificato nella fase in cui sono stato consigliere. Sono orgoglioso, ma sono riconoscente soprattutto di aver potuto, di essere stato coinvolto dall'esecutivo nelle fasi anche decisionali. Per quanto riguarda invece il periodo di assessorato, iniziato purtroppo in piena fase Covid, quindi ad aprile 2020, che non mi ha dato forse l'opportunità di fare tutto quanto avrei voluto, però sicuramente l'orgoglio e il piacere è stato quello di entrare in contatto con realtà tipo quella dei commercianti, delle associazioni sportive che conoscevo in maniera forse più parziale, ma con le quali credo di aver costruito un dialogo e un rapporto di rispetto reciproco. Ne direi tre. Allora, il primo, perché in 24 anni di esperienza lavorativa in ambito pubblico ho acquisito determinate competenze nel settore. La seconda, perché la mia lista, o meglio la mia squadra, è costituita da un gruppo di persone presenti sul territorio, impegnate su più fronti quotidianamente e capaci di lavorare insieme e di confrontarsi per obiettivi comuni. Il terzo motivo è dettato dal mio carattere. Io sono uno che bada poco alle apparenze, punta molto alla sostanza e questo è l'invito che faccio a tutti i lanzesi quando si presenteranno le urne. Siccome non mi piace fare paragoni con altri e sentirmi a priori migliore di qualcuno, parto da un dato oggettivo. Dei 3 candidati sindaco attualmente ufficializzati sono il più giovane, quindi sicuramente qualora fossi eletto Lanzo avrebbe dopo parecchi decenni un sindaco di età inferiore ai 50 anni. Vado per gradi, quindi oggi la priorità non è pensare a quello che farei dopo l'elezione, l'eventuale elezione da sindaco, ma è portare a termine in questi mesi il mio incarico come assessore nell'attuale maggioranza, perché credo che questo sia veramente il dovere istituzionale e morale nei confronti della cittadinanza tutta. In questo periodo estivo e ancora in questi mesi che ci separeranno dalla data delle elezioni, gli impegni sono stati e saranno ancora importanti e molteplici. Abbiamo ripreso un percorso interrotto purtroppo dal Covid con alcuni eventi e manifestazioni per dimostrare la volontà di ripartire e per continuare quanto già stato fatto in precedenza, perché ricordiamo che a Lanzo dal 2016 ad oggi, anche se non tutti se ne sono forse accorti, ci sono state più di 350 eventi e manifestazioni. Questo conferma che la sinergia e la collaborazione tra amministrazione comunale e associazioni è l'arma vincente. Le priorità le evidenzieremo in maniera chiara quando presenteremo il programma elettorale a cui stiamo ancora lavorando per gli ultimi dettagli. Però posso dirvi sicuramente che per me ci sono 3 elementi basilari. Uno, il ragionare per costruire qualcosa insieme, quindi insieme con voi io voglio essere un sindaco per tutti, senza distinzioni e senza preferenze. Il secondo è io non voglio snaturare la mia persona, quindi io ieri, oggi e domani sono un lanzese, sarò uno di voi indipendentemente dai ruoli che uno può ricoprire
man mano. E il terzo è che sarà un programma basato sulla concretezza, sulla fattibilità, con la forza delle idee e il coraggio della ragione. La mia promessa alla Enzesi, come se in questo momento idealmente stringessi la mano a ciascuno, è questa: serietà, impegno, professionalità, equilibrio e affidabilità per costruire insieme un futuro ordinariamente straordinario per la nostra città.